ora. Fra pochi mesi si vota, saranno 6-7 mesi, questa volta sarà in primavera, e si parla del successore di Piergiorgio Sacristani. Ogni volta si fa il tuo nome, avvocato, DJ, organizzatore di tutto, anche sindaco? È da vedere, ci stiamo un po' studiando, stiamo cercando un attimo di valutare quali sono i tuoi punti per Sant'Agnello. Certamente bisogna organizzarsi con una bella compagine, è tutto da vedere. Hai dialogato già con Pier Giorgio su questo? Ci stiamo confrontando, stiamo vedendo. Di cosa studiando. Ha bisogno maggiormente Sant'Agnello? Sant'Agnello ha bisogno un po' di tutto, ha bisogno anche di una maggiore organizzazione su tutti i campi e soprattutto quello che c'è bisogno di stare vicino ai cittadini per cercare di accontentarli in tutto e per tutto. Sul lato commerciale soprattutto è necessario fare un restyling e poi bisogna controllare un po' viabilità e tutti gli altri aspetti che sono senz'altro importanti per Sant'Agnello. Sacristani ha fatto un ottimo lavoro, sta continuando a fare un ottimo lavoro, è in campo su ogni aspetto e bisogna continuare per mettersi sulla sua scia per avere altri successi a Sant'Agnello, questa è la cosa importante. Vediamo, ci stiamo studiando, cerchiamo in effetti di organizzarci al meglio. Grazie, grande simpatia. Grazie, in bocca al lupo.